I vigili del fuoco sono nuovamente al lavoro in Piemonte per perlustrare il fiume Orco all'altezza di Feletto. Da ieri qui risulta disperso un 58enne che è stato travolto dalla furia delle acque, sbalzato dal suo trattore mentre stava disboscando la zona con altre persone. La regione è tra le più colpite dal maltempo che ha investito la penisola. 66 persone sono isolate in varie frazioni in Val di Susa dopo il crollo di due ponti e l'esondazione in più punti del torrente Gerardo. Ma tutta l'Italia è in difficoltà a causa delle forti precipitazioni che hanno investito il paese. In Liguria si contano i danni causati all'agricoltura dalle piogge torrenziali, soprattutto nella piana di Albenga nel Savonese. Sì, decisamente è un disastro, non ce lo aspettavamo, non ci aspettavamo una cosa così grave. Ha sradicato i teli, ha spostato tutta la parte di sabbia che viene messa sotto i teli, ha distrutto tutto l'impianto irriguo e sostanzialmente di tutto quello che c'era nei campi in questo momento sembra che ci sia forse meno del 10%. Pesantemente colpita dal maltempo nelle ultime ore anche Milano, dove l'acqua del Lambro e del Seveso ha inondato le strade, fuoriuscendo anche dai tombini scoperchiati. Numerosi alberi sono stati sradicati finendo sulle auto in sosta e i sottopassi si sono allagati. Ho provato a chiamare, ma penso che abbiano il centralino intasato. Signora, avevo paura che magari non stessero bene, no? Magari spaventate, allora sono sceso lì. Mi dà una mano. Le previsioni fanno sperare per il fine settimana. Domani il sole dovrebbe tornare su tutta la penisola.